Continuiamo il nostro telegiornale prima di leggere una lettera che ci è stata, anzi ve la leggiamo così ci togliamo il pensiero. È una lettera di Marco Amenta. Ieri chi ci segue ha avuto modo di vedere un'intervista in esclusiva del testimone di giustizia Piera Aiello, che parlava appunto di questa prossima uscita del film della siciliana Ribelle. E ovviamente si lamentava di alcune cose. Gentile Pino Maniaci, conosco e apprezzo e stimo profondamente il suo lavoro e il suo impegno civile, sicuro della sua comprovata professionalità di giornalista che fornisce un servizio di informazione e quindi verifica i contenuti senza lasciare spazio a facili accuse personali non comprovate. La prego di voler verificare le informazioni contenute nelle interviste gravemente diffamatorie contenute in questo video diffuso anche su YouTube, prima di rendere pubbliche in rete. La pregherei di rimuovere prima di ogni verifica, ricordandole che il suo sito sarà responsabile della diffusione quanto la persona che ha pronunciato le dichiarazioni diffamatorie. In altra sede le spiegherò la realtà dei fatti, intanto il mio ufficio legale sta prendendo provvedimenti. Vorrei confidarle che è triste per me constatare che invece di stringerci attorno per fare massa contro la criminalità, si facciano piccole guerre interne contro chi contribuisce a diffondere la cultura della legalità. Questa abitudine è pericolosa, tutta siciliana, di gettare veleni per invidia, gelosia o semplicemente superficialità, non è nuova nel mondo dell'antimafia. Si ricordino gli articoli di Sciascia contro Borsellino, sui professionisti dell'antimafia, le lettere anonime del Corvo contro Giovanni Falcone, ultimi i veleni di Sgarbi contro Rita Borsellino. Questi veleni indeboliscono il fronte della società civile e aiutano Cosa Nostra che si rafforza sempre di più. Sicuro della sua professionalità e del suo buonsenso, i più distinti saluti, Marco Amenta. Caro Marco, noi siamo qui a tua disposizione per una tua eventuale replica. Noi abbiamo fatto semplicemente informazioni, erano dichiarazioni di Pieraello, erano dichiarazioni di sua figlia ed erano dichiarazioni che parlavano semplicemente verso l'incolumità di una persona sottoposta a, per i motivi che sappiamo, appunto Pieraello è testimone di giustizia, a sicurezza. Ha parlato semplicemente appunto della sua sicurezza e noi tra le altre cose abbiamo saputo che YouTube ci ha tagliato il video lo rimetteremo e poi su YouTube avremo tanto da dire perché noi abbiamo un sito con un nome e cognome teleiato e con un responsabile, mentre chiunque su YouTube anonimamente può mettere di tutto e di più e lo lasciano correre e passare. Credo che non funzioni così, non funzioni che qualcuno si possa prendere la briga anonimamente di diffamare e rimanere su YouTube, mentre noi ci mettiamo nome, cognome e la faccia e siamo tagliati. Eventualmente siamo disponibili anche a denunciare YouTube perché era una dichiarazione non solo di Pieraiello, testimone di giustizia, ma anche di Don Luigi Ciotti. Sono delle dichiarazioni che possono essere anche contestabili nelle sedi opportune, ma non certo tagliare il mondo libero, così si definisce quello del web.